Si è verificato ancora una volta un grave incidente sulla strada provinciale 55 che collega Alcamo con Alcamo Marina. Sono in corso le operazioni, come stiamo vedendo, per rimuovere dalla carreggiata un'autovettura che si è ribaltata. Sono tornate, come vediamo, delle lunghe code di autoveicoli lungo questa strada. Ed ecco qui le operazioni, una Kia Picanto che è stata coinvolta in questo incidente autonomo a quanto pare. Sempre su questa strada, il 24 aprile scorso, poco più a nord, qualche decina di metri più verso Alcamo Marina, si è verificato, ricordiamo, un incidente mortale purtroppo. Vediamo ancora in corso le operazioni, lunghe attese da parte di veicoli fermi, perché è in corso appunto questa attività da parte della polizia municipale, sia per effettuare i rilievi sia per rimuovere questa autovettura incidentata. Come ci viene riferito, il bilancio di una persona ferita, e ci auguriamo naturalmente che non si tratti di ferite gravi, anche se l'incidente, come vediamo chiaramente, è stato piuttosto grave. Sono adesso le 16.30 circa, l'incidente ci è stato segnalato alle ore 16 circa e vediamo quindi ancora in corso queste operazioni per poter consentire di ripristinare la regolare viabilità su questa fondamentale arteria stradale. E vediamo che dopo le 16.30 si sta facendo qualcosa per ripristinare appunto la regolare viabilità. Un incidente, ripetiamo, piuttosto grave, su cui speriamo di fornirvi un bilancio che sia il più possibile positivo, nel senso che non ci siano delle gravi conseguenze dal punto di vista delle ferite riportate per chi è stato coinvolto direttamente in questo sinistro stradale, in una strada, ripetiamo, molto molto pericolosa, in cui occorre mantenere massima prudenza e attenzione. Ecco qui, passiamo purtroppo sopra il tratto in cui si è appena verificato questo incidente e ripetiamo, questo è un tratto di strada veramente insidiosissimo, dove già purtroppo pochi giorni fa, esattamente il 24 aprile, sempre in orario pomeridiano, era avvenuto un incidente mortale in cui ha perso la vita, ricordiamo, Giuseppe Asta, proprio su questo tratto che adesso stiamo imboccando. Dobbiamo purtroppo ricordarlo affinché si possa sempre tenere a mente che questa è una strada molto molto pericolosa, in cui continuano purtroppo a verificarsi questi fatti così gravi. E come abbiamo modo di apprendere dal comando della Polizia Municipale di Alcamo, alla guida dell'autovettura era una donna di 43 anni, alcamese, la quale non ha riportato per fortuna gravi ferite, è stata trasportata per mezzo del 118 all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo e per fortuna quindi le conseguenze non sono state gravi.